Giorno pupi, buongiorno a tutti. Ciao, oggi inizio io il vlog di mamma con una bella pecorina. Titi. Ciao ragazze, buongiorno e benvenute in questo nuovo vlog. Inizio ufficialmente questo vlog con un sondaggio oggi. Carlita versione senza occhiali, anzi mettiamoci vicino alla luce, che in tanti mi avete fatto un sacco di complimenti su Instagram. Voglio capire se mi prendete in giro o davvero sto bene con gli occhiali, perché io li odio. Raga, io odio gli occhiali, però li dovrei portare. Praticamente non fate come me, io sono cattiva, non li metto mai. Comunque, senza occhiali, con occhiali. Vabbè, non fate caso ai miei capelli che sono sporchi, infatti oggi devo andare dal parrucchiere per cambiare e stravolgere il mio look, ragazze, perché quando una donna va dal parrucchiere significa che vuole cambiare, vuole tagliare i rami secchi, quindi oggi voglio tagliare i rami secchi andando dal parrucchiere, quindi cambierò il mio look. Comunque questi sono con gli occhiali, a me non piacciono, però voi mi avete detto che sto bene, io mi preferisco senza occhiali. Amore, tu che dici a mamma? Amore, amore, smettila di fare la pecorina, non puoi far sempre la pecorina, mamma. Pecorina, pecorina. Raga, pure i vostri cani fanno la pecorina. È incredibile. Amori. Comunque, raga, questo è quanto. Adesso li metterò gli occhiali, perché voi mi avete detto così. Comunque c'è capelli sporchi, non ci fate caso. Ovviamente dal parrucchiere porterò i miei prodotti bio, naturali, che troverete anche a Carita Shop online, che sarà presto online. Ma non lo dico che sarà presto online, perché se no mi rimproverate e dite che ci mettiamo troppo tempo. Ma noi facciamo le cose per bene. Comunque sicuramente già li trovate nel nostro shop a quarto, quindi venitemi a trovare. Comunque raga, vi volevo far vedere dalla mia cabina armadio, che non vi faccio dire perché è un disastro, volevo far vedere soltanto il vestito, quello là che vi ho mostrato nell'ultimo video Haul, vi ricordate, con Dario? Se non l'avete visto andatelo a vedere. Vi mostravo tra tante cose questo vestito troppo troppo bello, che a me è piaciuto tantissimo. Lei nel frattempo sembra che mi ascolti. E guardate il dietro, che vi avevo detto che non mi piaceva troppo aperto. Mi sono fatta applicare queste cose da mia mamma, che è bravissima, che sono elastiche tra le altre cose, e così è diventato più bello ancora, secondo me. Comunque è molto utile avere una mamma che sa cucire e sa fare queste cose. Io spesso faccio le modifiche ai vestiti, quindi sono tanto tanto felice. Sto preparando anche la borsa con tutte le cose, devo muovermi perché sono in ritardo e le continuo con la pecorina. Raga, dato che non sono abbastanza in ritardo ancora, non è vero, sono in ritardissimo, vi voglio far vedere anche il mio outfit con questa gonna gialla, che in tante mi dite sempre che vi piace quando mostro qualche foto su Instagram eccetera. È molto molto carina ed è di Pinky, come potete vedere, di Pinky. È molto molto bella, abbiamo molto queste gonne così per tutti i giorni. Ancora non ho le calze, perché raga, ogni volta mi voglio mettere le calze e poi me le tolgo perché fa caldissimo. Qua a Napoli sembra tornata all'estate. Guardate i miei quads, i miei quadricipiti, guardate. Ci sono? Beh, un po' ci sono, considerato che avevo le gambe secchissime, un po' con la palestra si vedono i risultati. Poi ho messo i stivaletti che vi ho mostrato sempre nell'ultimo video Haul. Questo è un calzino sporco che Pupi ruba e ci gioca. Anche questi li adoro, raga, li sto usando tantissimo, sono super comodi e versatili. E poi questa maglietta, che ce l'ho già da un po' di tempo, è molto molto carina perché porta questo inserto qua, diciamo, come dire, velato. Anche se fa caldo, cioè io preferirei stare a mezza manica, perché veramente così ho caldissimo. Però diciamo, per non sembrare troppo che devo andare al mare, perché comunque siamo ad ottobre, allora l'ho messa a maniche lunghe, ma vi assicuro che sto tipo schiattando di caldo. Comunque questo è quanto, così vi faccio vedere anche i miei risultati sul corpo, che mai come adesso sono super informissima, anche concedendomi sgarri e magari mangiando spesso fuori casa. È vero che mi sto allenando sempre molto, come sempre, col mio allenamento in palestra, di cui vedrete il video proprio tra due giorni, carico il video del mio allenamento, quindi stay tuned. Però ho scoperto un piccolo segreto che vi voglio dire per tonificare e perdere un po' di grasso, soprattutto eliminare la cellulite. Voi mi chiedete spessissimo come stare in forma, come avere un corpo più tonico, voglio avere le gambe come le tue, voglio essere più magra, voglio dimagrire. Raga, io vi posso sicuramente consigliare, come dico sempre, alimentazione sana, abbastanza sana, e un po' di attività sportiva.
Però vi posso consigliare un prodotto completamente naturale che davvero funziona ed è un prodotto innovativo di Fitvia. Sono queste Slim Caps, sono praticamente delle capsule completamente naturali e vegetali. Sapete quanto sono fissata con i prodotti, con gli ingredienti? Pensate che mi sono informata tantissimo su queste capsule e le ho fatte guardare anche a dei miei amici medici. Praticamente contengono soltanto due ingredienti naturali, la Garcinia Cambogia e il tè verde, che sono due ingredienti che praticamente funzionano benissimo in modo naturale, quindi sono completamente innocue, naturali, sono anche naturali, anche la capsula esterna è naturale. Difatti voi mi chiedete spesso: ma per prenderle sono troppo grandi, non riesco a ingerirle. Anche io odio prendere medicinali, non li prendo mai, non prendo nulla di medicinale e di chimico, solo cose naturali, e mi curo anche con l'omeopatia, quindi sono un po' fissata tra virgolette in questo, sono semplicemente ci tengo alla mia salute. Queste sono naturali ed è semplicissimo ingoiarle perché sono morbide e sono anche piccole, quindi è molto molto semplice. E hanno la funzione di aumentare il metabolismo e limitare gli attacchi di fame, soprattutto di bruciare il grasso che si accumula. La Garcinia, il tè verde, si sanno le proprietà, comunque che aiuta a drenare, comunque un ingrediente drenante, dimagrante, eccetera. Invece la Garcinia evita che si accumulino il grasso nel nostro corpo, quindi quando ne mangiamo praticamente il grasso viene eliminato, quindi praticamente non viene trasformato appunto in tessuto adiposo, quindi servono tantissimo anche per ostacolare la cellulite e la ritenzione idrica. Io comunque, raga, le sto prendendo e mi sto trovando bene. Io ve le straconsiglio, raga, se le volete provare usate il mio codice sconto CARLITA10 sul sito Fitvia, così avrete uno sconto e potete prendere queste. E io vi consiglio sempre di prendere qualche tè abbinato, perché anche i tè di Fitvia aiutano tantissimo, come sapete sono la prima cosa. Fitvia per me è la tisana per eccellenza, veramente è l'unica che dà risultati veramente evidenti in breve tempo. Per chi vuole perdere peso, vuole dimagrire, quindi magari è un periodo che vi sentite particolarmente gonfie, eccetera, ma anche per chi come me vuole comunque restare in forma e avere un corpo più tonico, quindi perché vi aiutano ad aumentare la percentuale massa e diminuire sempre di più il grasso, quindi un corpo in conseguenza meno flaccido, più tonico e scolpito, e in 15 giorni agiscono. Io invece, poiché io comunque non devo perdere peso, le ho provate a lungo, per un lungo periodo, e adesso le prendo ad esempio nei giorni in cui sgarro, quindi se siete magari magre come me, comunque già state in forma e non avete necessità di perdere peso, ma solo di perdere un po' di grasso, tonificare e comunque stare in forma, io faccio così, le prendo ad esempio quei giorni in cui magari mi sento gonfia, in cui ho un po' di ritenzione idrica in più, o magari perché esco fuori, sgarro, vi ho detto prima, riesco a stare in forma anche grazie a questo prodotto che è veramente naturale e innovativo, e quindi vi posso concedere comunque cibi sgarro, comunque fritture, eccetera, perché comunque il grasso non si accumula sul mio corpo. Ce ne sono tanti, questo ad esempio è l'Inner Beauty ed è quello che ha funzione anche sulla pelle, sui capelli, è utilissimo, quindi vi fa la pelle bella, i capelli lucidi, quindi vi consiglio anche prodotti di provare un po', perché ci sono tante cose. Andate sul sito Fitvia e usate il mio codice CARLITA10. Se avete dubbi lasciate le vostre domande nei commenti, anche su Instagram vi rispondo sempre. E che fai, mi segui? No, c'è la macchina. No, mi segui pure. Non mi seguire. Ah, ragazzi, sono stalker. Sono uno stalker che mi segue. Amore, ti piace il mio outfit? Sì, adesso farò la pemaga. La pemaga, farò un cambiamento look. No, amore, cacchio, mi sono dimenticato lo shampoo. Nel negozio, vieni. Andiamo a prendere lo shampoo un attimo. Mi sono dimenticata la busta con i miei prodotti bio del Carita Shop. Del Carita Shop? No, a casa. E adesso a negozio me ne vado a prendere un altro. Che mi frega, tanto è mio. Tanto paga Dario, amore, paghi tu. Me li regali tu? No, ma regalo tutti. Va bene, grazie, amore mio. Prego. Ta-da.
Carlita Shop aperto solo per Carlita. Guardate, adesso mi scelgo un bello shampoo e balsamo. Ta-da, shampoo volumizzante, wow. E maschera ristrutturante. Questa maschera. Quant'è, scusi? Vabbè, a pagadario. Ta-da! Ho comprato a Carlita Shop, raga. Non vi preoccupate che appena sarà online il nostro sito vi farò tanti video recensioni di prodotti belli belli e che voi impazzirete, perché avrò dei prodotti stupendi per capelli, per corpo, per il viso, trucchi. Sarà una cosa fantastica il Carlita Shop online. Non vedo l'ora di iniziare a fare questi video in cui vi recensisco questi prodotti. Veramente sono tutta eccitata. Comunque adesso lo apro, chiedo. Ciao! Raga, sono tornata in negozio a Carlita Shop e Dario è venuto di buon colpo. Amo, come sto? Io non mi so... Allora, io ogni volta che vado dal parrucchiere non sono mai contenta e vorrei sempre... Dico sempre, oddio, ho fatto un guaio, oddio, mi sono rovinata. Come poi chissà non si potesse tornare al proprio colore. Vabbè, comunque, la foto che ho fatto vedere io al parrucchiere era proprio così. Cioè, i capelli sono belli e sono... un biondo bellissimo, anche molto sfumato e bello. Soltanto che da dietro mi piacciono, ma sul mio viso no. Non so come spiegarvi, non so se è perché non mi so vedere o probabilmente perché io ho una base abbastanza scura. Anche se il biondo mi sta molto bene. Difatti io da bimba ero biondissima, ero proprio bionda. E tutti quanti non fanno altro che dirmi fatti bionda, perché io sono stata altri periodi della mia vita bionda e anche quando mi ero fatta l'anno scorso le punte bionde comunque mi stavano bene, perché effettivamente io sto bene bionda perché ho poca peluria, sopracciglia chiare, ho gli occhi chiari, quindi il biondo mi sta bene. Però non so perché non mi so vedere. Ho questa maglia, amore, può darsi pure la maglia nera? Fa troppo contrasto questa maglia nera. Fai una ripresa da dietro. Da dietro sono bellissimi, vi giuro. Sì. Bella. Siamo Marilyn Monroe, vabbè, diciamo. Una versione brutta di Marilyn Monroe. Non è vero. Il mio amore che c'è. Vieni anche tu. Sta troppo bene il mio amore bionda. Sì. Sì, è bionda. Carlita Blonde, Blonde Carlita, ragazze, fatemi sapere se vi piace. Rincuoratevi, vi prego. Secondo me sta maglia nera, mo. La maglia nera, secondo me, raga. Nera e bionda. Vabbè, ok, amore, vado un attimo a casa a cambiarmi la maglia. No, guarda, perché se inquadra da vicino, secondo me la maglia nera che non... cioè una maglia rosa. Una maglia rosa o bianca. Change, cambiamo. Raga, piccolo aggiornamento, mi sono tolta la maglia nera e ho messo questa, una maglietta, questa qua, bianca, molto molto carina, incrociata, che non so se metterla con o senza il copispalle, forse la meglio senza il copispalle, però vabbè, si perde se non si vede l'incrociatura, però mi piaceva anche questo colore azzurrino molto carino. E niente, non so come fare, cioè i capelli sono proprio belli, mi piacciono tantissimo, però non so, addosso a me mi devo un po' abituare, comunque vabbè. Mi abituerò, se no cambierò, insomma, non è la fine del mondo. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, rincuoratemi un po'. Però ditemi la sincera verità, ovviamente voglio che siate sinceri. Comunque, raga, io adesso devo andare ad allenarmi e porterò con me la videocamera, così vloggerò il mio allenamento per glute, gambe e addome, che mi chiedete sempre, e vi farò vedere tutto. Comunque non smetto di toccarmi i capelli. Oddio, sono belli però. Non so, raga, non so veramente. Vi ringrazio se mi lasciate un commentino e mi rincuorate un po'. Comunque, so già che me lo chiederete, il parrucchiere l'ho taggato, anche la localizzazione sull'Instagram che ho postato la foto mentre ero dal parrucchiere. E il parrucchiere sta proprio vicino al negozio Carlita Shop, quindi a Quarto, provincia di Napoli. Per chi è della zona potete andare a provare, perché è davvero bravo, si chiama Luca lui, intemerato. Comunque è un ragazzo che merita, è molto molto bravo. Raga, ho appena registrato il mio video dell'allenamento, mi sono allenata con questi scarponcini perché ho dimenticato le scarpe di ginnastica, quindi vedete il video allenamento con questi. E tutti quanti mi diranno, ah, non ci si allena con gli scarponcini, e voi risponderete sotto, non hai visto il videovlog, l'aveva detto Carlita. Metterò pollice in su a chiunque di voi commenterà così.
Stasera post workout con pennette di riso. Queste sono di riso. A volte alterno la pasta di riso alla pasta integrale con semplicemente salsa di passata, in cui ho fatto cuocere il tacchino a pezzi che mangeremo per secondo. Infatti vedete i pezzettini di tacchino. E parmigiano, olio a crudo. Buon appetito, amore. Buon appetito. Yummy. Piatto pulito. Ecco qua, invece per seconda il tacchino a pezzi, che è magrissimo e super sgrassato, che ho cotto semplicemente nella passata di pomodoro, e un po' di parmigiana fit parta da Paquito. Yummy. Raga, stavo vedendo le Iene. C'è anche Pupi. Adesso ci mettiamo sul divano. Io non sono affatto convinta dei miei capelli e domani tornerò dal parrucchiere a farmeli scurire, perché raga, non mi so vedere. Uffa. Sono anche belli, ma non mi ci so vedere. Amore, tu che dici? Dai, benissimo. A me, amore, piaccio. Amore, vieni qua a dirlo. Con malettina o senza malettina? Ragazzi, il mio amore sta benissimo. È lei che non si vede bene, perché è il primo giorno, ve l'ho detto. Poi man mano. Voglio farmeli scurire o meno solo un po' alla radice, non so come fare, raga. Ma già si sono scuriti. Ma come si scusi perché l'ho fatti oggi? C'è anche Pupi. Noi vediamo. Un bacio grande. Amore, mi porti il pupazzetto in faccia. Vi auguriamo la buonanotte. Il mio amore, guarda come vuole giocare con pupazzetto. Adesso gioco con Pupi e con Dario. Prendiamo un bacio. Ma ciao. Ciao.